Affrontiamo adesso insieme la risoluzione di questo esercizio, il che ci consentirà di capire bene quali sono i passi di una, diciamo così, modellazione numerica, in piccolo perché è un caso semplice, con pochi nodi, ma comunque, come dire, formativa dal punto di vista didattico. Ovviamente queste slide le avrete, quindi in questo momento segniamo giusto i dati principali, poi avrete il documento. Stiamo parlando quindi del campo di temperatura in una lastra di lunghezza indefinita, quindi questo ci dice che è un problema monodimensionale, di spessore L, scrivo qua in basso tutti i dati, L uguale 0,01 metri, quindi è molto sottile in realtà. C'è un termine di generazione chiamato G che è pari a 7,2 per 10 alla 7 watt per metro cubo. Poi abbiamo una condizione al contorno del primo tipo di qua, con T0 pari a 50 gradi Celsius, mentre dall'altra parte c'è una condizione al contorno del terzo tipo, quindi la lastra scambia energia termica con un ambiente ad una temperatura infinita di 100 gradi Celsius. La conducibilità termica della lastra è 18 watt su metro Kelvin. Ok, la traccia ci dice anche di utilizzare una griglia computazionale composta da sostanzialmente 5 nodi, va bene, possiamo utilizzare questa o una più fitta come preferiamo, utilizziamo questa, non ci sono problemi. Ma ci dice anche di confrontare poi la soluzione numerica con quella analitica. Ok? Benissimo, questo è il nostro problema. Ora noi dobbiamo seguire i classici passi di una modellazione numerica, quindi iniziamo con una fase di preprocessamento. In questa fase definiamo il modello matematico delle condizioni al contorno innanzitutto. Il modello matematico in questo caso è assolutamente noto, direi, ed è un'altra cosa, nella fase di preprocessamento ho detto ieri che l'operatore deve prendere alcune decisioni. Una di queste decisioni è la seguente: il problema può essere descritto come monodimensionale, bidimensionale o tridimensionale. In questo caso, data la dimensione indefinita della lastra in direzione y e in direzione z, se quindi L è molto minore delle altre dimensioni, nell'ipotesi quindi, ipotesi che l'operatore fa, diciamo così, di poter trascurare gli effetti di bordo, allora il problema può essere risolto come monodimensionale, ok? Quindi l'equazione è un'equazione differenziale di derivate parziali, derivata a seconda di t su dx quadro, più il termine di generazione che è stato chiamato G in questo caso, quindi lo scrivo meglio, G su K uguale a 0. Siamo in condizioni di regime stazionario, lo dice la traccia, la temperatura della superficie, l'altra superficie, convezione, eccetera, eccetera, temperatura numericamente, soluzione analitica del problema. Beh, la traccia non lo dice. Comunque siamo in condizioni di regime stazionario, quindi non abbiamo il termine sulla destra di variazione della temperatura con il tempo. Chiaro che ancora dobbiamo affrontare il problema stazionario con le differenze finite, quindi noi per il momento siamo in qualche modo costretti a fare il regime stazionario. Comunque è un problema il regime stazionario. Le condizioni al contorno sono T0 uguale T0, mentre sul lato destro avremo meno k del t su dx in L
uguale al coefficiente di scambio PL meno T infinito. Ecco, questo è il modello matematico che a questo punto è completamente definito, e ora non ci resta che andare a vedere la soluzione analitica. Questo problema può essere risolto facilmente, analiticamente, vediamo come. Si tratta semplicemente di integrare questa equazione differenziale, quindi da una prima integrazione otteniamo del g su dx uguale a meno g su k per x più una prima costante di integrazione. Integrando ancora una volta otteniamo t di x uguale a meno g x quadro su 2k più c1 per x più una seconda costante di integrazione. Quindi questo è il profilo di temperatura che ci aspettiamo, ed è una parabola con concavità rivolta verso il basso, cioè qui c'è un termine di generazione. Per determinare le costanti di integrazione C1 e C2 non dobbiamo far altro che applicare le condizioni al contorno. In particolare, applicando la condizione al contorno sul lato sinistro, T di 0, che è uguale a C2, è uguale a T0, e quindi abbiamo determinato la prima condizione al contorno. Scusatemi, la prima costante di integrazione, cioè C2 uguale a T0. A questo punto è utile calcolare del t su dx in L da questa espressione qui, quindi tutto uguale a g meno g per L su k più c1. E mentre t di L, queste ci servono poi per la seconda condizione al contorno, quindi mi anticipo, diciamo così, uguale a meno g L quadro su 2k più c1 per L più c2 che è t0. A questo punto vado ad imporre la seconda condizione al contorno, che è meno k dt su dx valutato in L, l'abbiamo appena calcolato, g per L su k più c1 uguale ad h che moltiplica t di L, che è meno g L quadro su 2k più c1 per L più t0 meno t infinito. Da questa espressione qui ci ricaviamo c1. In particolare, esplicitando un po' il tutto e facendo tutti i passaggi per evitare errori, diciamo così, avremo g per L, perché k per k si semplifica, meno k c con 1 uguale a h segnato, anzi meno h segnato g L quadro su 2k più c1hl più h segnato t0 meno t infinito. In conseguenza c1 è uguale a g per L più h segnato g L quadro su 2k meno h segnato di 0 meno t infinito diviso, quindi ho portato tutto all'altro lato, h per L più k. Questa è l'espressione
di C1. Controllate se ho commesso qualche errore nei passaggi. E a questo punto quello che facciamo è inserire questo profilo su Excel e vedere proprio come è fatto questo profilo di temperatura. Allora, a questo punto quindi calcoliamo velocemente, ricaviamo velocemente questo profilo, quindi inseriamo tutti i dati della lastra. La lunghezza sono 0,01 metri, la conducibilità, andiamo qua, allora la conducibilità sono 18 watt al metro Kelvin, quindi sono watt sul metro su Kelvin, dopodiché abbiamo 0, sono 50 gradi Celsius, otteniamo anche l'espressione in Kelvin, mentre T infinito sono 100, se ricordo bene, gradi Celsius, con un H di 200 watt su metro quadro, lo scrivo così, non mi metto a mettere gli apici, no? Watt su metro quadro Kelvin. Allora, le altre informazioni che ci servono sono queste qua. Ah no, G 7,2 per 10 alla 7. Quindi il termine di generazione è 7,2 per 10 alla 7 e sono watt su metro quadro. Allora, a questo punto guardiamo un attimo ciò che abbiamo scritto alla lavagna, quindi dobbiamo sostanzialmente calcolare C1. Probabilmente ci conviene calcolare col termine HgL4 su 2K per evitare di scrivere una formula troppo complicata, quindi H per G per L4 diviso 2 diviso K. Allora, qui abbiamo quindi H per L per termine di generazione diviso 2 diviso K. Dopodiché possiamo scrivere, io direi, direttamente C1, che a questo punto è uguale a G per L, quindi G per L, più il termine che abbiamo appena calcolato, meno H T0 meno T infinito, T0 meno T infinito, mettiamo tutto tra parentesi, perché poi dobbiamo dividere, riuscite a vedere a proposito? Altrimenti facciamo zoom, perché poi dobbiamo dividere per H per L più K, quindi H per L più K. B1 che B5 più B2. Beh, non ci sono due. Facciamo così. E qua devi andare a lei. Dico, questa è la mia. C'è una giallochetta. Allora, L più K. Oh, vabbè. Poi abbiamo, quindi, stai prendendo? C2 l'abbiamo trovato, è pari a T0, quindi il profilo è... Allora, iniziamo a mettere x in metri, poi calcoliamo qui la temperatura in Kelvin e qui la temperatura in gradi Celsius. Quindi questa temperatura sarà pari a questa, 273,15. A
Allora, iniziando da 0, avremo una temperatura in Kelvin che è pari a meno G per x al quadrato, x per x diviso k, diviso 2k, ok, più C1 per x, C1 per x, più C2 e F0, ovviamente il Kelvin. E riotteniamo evidentemente questo valore di temperatura. Ora, qui mettiamo un passo di un certo passo per, però qui devo bloccare. Allora mettiamo 10 suddivisioni fino ad arrivare a 0,01, 0,07, 0,09, 0,01, ok? Ora questo dovrebbe avere delle celle bloccate, quindi tranne la sostanzialmente la cella A12, tutte le altre devono essere bloccate, quindi questa, questa, questa e questa, tutte bloccate. A questo punto posso tirare giù l'espressione ed arrivare a questo profilo di temperatura, che se vado a rappresentare graficamente, eccolo qua. Quindi questa è soluzione analitica. Eccola qua. Ok? Quindi velocemente abbiamo trovato qual è il profilo di temperatura lungo la lastra. Potete notare che il massimo è quasi in corrispondenza del bordo esterno. Adesso questa stessa soluzione vogliamo trovarla numericamente e confrontare le due, ok? Di conseguenza iniziamo a cancellare qui. Io direi, per avere più spazio, cancelliamo proprio tutto, tanto voi l'avete sul vostro quaderno. Vi ricordo che il confronto tra il risultato della nostra simulazione numerica, in questo caso, e il profilo analitico che vedete qui, si chiama verifica. Perché parliamo di validazione quando invece facciamo un confronto tra il risultato numerico e un dato sperimentale. In questo caso è verifica, confronto tra soluzione numerica e soluzione analitica, che risponde alla domanda: sto risolvendo bene l'equazione differenziale di partenza? Se sì, ovviamente il metodo sarà verificato, se no c'è un errore da qualche parte. Allora, adesso scegliamo una griglia di calcolo, come suggerito dall'esercizio, quindi fatta così, nodo 0, 1, 2, 3 e 4. Nella, mettiamo 0 il nodo alla sinistra, perché nella realtà sulla sinistra c'è una condizione al contorno del primo tipo, quindi la temperatura di quel nodo lì non è incognita, ma è nota, quindi in realtà le temperature incognite sono queste 4 qui. La dimensione della griglia è L diviso 1, 2, 3 e 4. Ok? E non ci resta a questo punto che scrivere le equazioni per ogni singolo nodo. Ora inizio da qua in basso, nodo 1, utilizziamo
la formulazione fisica e utilizziamo l'approccio delle resistenze equivalenti. Quindi avremo Q.01, non metto le parentesi tonde, metto 0,1 a intendere che va dal nodo 0 al nodo 1. Q.12, termine di generazione, e quindi al nodo 1 avremo, continuo qui, Q.01 più Q.21 più termine di generazione per il volume uguale a 0, ovvero più 0 meno di 1 diviso R01 più di 2 meno di 1 diviso R21 più termine di generazione per il volume che abbiamo detto essere pari a delta x. Vado un pochino leggermente più veloce perché sono cose che abbiamo già visto, uguale a 0. La resistenza, che è del tipo L su K, in questo caso è uguale sia a destra che a sinistra. La L è la distanza, è delta x, la per K è quella del materiale, l'area è pari a 1. Ok, l'area è pari a 1, quindi avremo K di 0 meno T1 su delta x più K di 2 meno T1 su delta x più il termine di generazione uguale a 0. Riorganizzando il tutto avremo meno 2 T1 più T2 uguale meno termine di generazione delta x quadro su K, e poi all'altro lato ci va anche il 0 perché è noto, non è un'incognita del problema. Quindi questa è l'equazione del nodo 1. Ok? Il nodo 2 porterà un'equazione simile, la ricaviamo e poi la scriviamo direttamente per il nodo 3, ok? Nel nodo 2 avremo 2, 1, 3, elemento di dimensione delta x, Q.12, Q.32, termine di generazione. Quindi avremo Q.12 più Q.32 più il termine di generazione uguale a 0, ovvero T1 meno T2, per quello che abbiamo detto prima, K diviso delta x, abbiamo visto un minuto fa, più K di 3 meno T2 diviso delta x più termine di generazione per il volume che è appunto delta x per 1 per 1, e riorganizzando il tutto, cioè moltiplicando per delta x e dividendo per K, questa volta tutte le temperature nodali in questa equazione qui sono incognite, quindi il tutto può essere scritto come T1 meno 2 T2 più T3 uguale a meno delta di generazione delta x quadro su K. Questa stessa equazione uguale viene ricavata per il nodo 3, quindi la scriviamo direttamente, sarà T2 meno 2T3 più T4 uguale meno termine di generazione, scusatemi, io qui ho utilizzato U come termine di generazione, la traccia utilizzava G. Spero la cosa non vi crei confusione, per forza di abitudine ho utilizzato.
delta x quadro su k, e infine il nodo 4. Allora, dividiamo in modo da non creare problemi. Nodo 4, allora la situazione è questa: nodo 4, abbiamo il nodo 3 a sinistra e l'elemento che questa volta ha dimensione delta x mezzi. Quindi c'è un termine di generazione più q punto 3 quarti. L'equazione è q.34 più il termine di generazione uguale a 0. q.34, per quanto abbiamo visto, è k di 3 meno t4 diviso delta x più il termine di generazione, che questa volta no, ma in 4 scambia con l'ambiente, non è adiabatico, vero? Le condizioni al contorno era del terzo tipo, quindi aggiungiamo punto 4 infinito, la mettiamo secondo questo approccio entrante pure lei, punto 4 infinito, quindi spostiamo questo delta x mezzi in alto in modo da avere più spazio. Ok, quindi termine di generazione per il volume, che è delta x mezzi, più lo scambio, che è h, per l'area di scambio, che è 1, quindi non la metto, è in ingresso, quindi t infinito meno t4, che tutto vale a 0. Ok? Ora divido tutto per k, quindi k va a finire qui sotto e qui sotto, e moltiplico tutto per delta x, quindi la metto qui, e riorganizzo l'equazione, che diventerà t3 meno t4 che moltiplica 1 più h segnato delta x su k uguale meno termine sorgente delta x quadro su 2k meno, perché sto portando tutto all'altro lato, h segnato t infinito delta x su k, e questa è infine l'equazione del nodo 4. Siete? Allora, a questo punto diciamo che sono nella fase di processamento, perché in qualche modo l'utente avrà premuto il pulsante risolvi e l'algoritmo che sta dietro quel pulsante sta facendo questo lavoro, cioè sta prendendo l'equazione differenziale di partenza e attraverso la formulazione le sta trasformando in un sistema di equazioni algebriche da risolvere successivamente. E noi stiamo facendo proprio questo, infatti queste equazioni possono essere poste in forma matriciale in questo modo. Allora, la prima equazione l'abbiamo scritta lì, quindi avremo meno 2, 1, 0, 0 per T1 uguale termine noto, che è meno termine sorgente delta x quadro su k meno T0. La seconda equazione è 1 meno 2 1 0 T2 termine noto meno termine sorgente delta x quadro per k. Terza equazione 0 1 meno 2 1 t3 meno
termine esistente, delta x quadro su k. Ultima equazione, 0, 0, 1, meno 1 più h delta x su k, t4 meno 1 terzi delta x quadro su 2k meno h segnato infinito delta x su k. E questa quindi può essere scritta in questo modo, di conseguenza le incognite, cioè il vettore delle temperature nodali, sarà ottenuto, ecco qui, invertendo la matrice dei coefficienti e moltiplicando la righe per colonne con il vettore dei termini noti. Dicevo che stiamo sostanzialmente, per un caso semplice, seguendo i tre passi base che bisogna seguire in una qualsiasi simulazione numerica. Quindi nella fase di preprocessamento abbiamo individuato il modello matematico, le ipotesi di base, la griglia di calcolo e condizioni al contorno, evidentemente. Nella fase di processamento, attraverso la cosiddetta formulazione, siamo passati dall'equazione differenziale alle derivate parziali che descrive il problema a un sistema di equazioni algebriche che, scritto in questo modo, è semplicemente, come dire, manipolabile dai moderni calcolatori, giacché, vedete, messo in forma matriciale, si capisce bene che la risoluzione di questo sistema di equazioni consiste di fatto nell'invertire la matrice dei coefficienti. E allora i solver dei codici di calcolo fanno appunto questo, cioè attraverso procedure dirette, iterative o algoritmi particolari non fanno altro che invertire quella matrice. L'inversione di questa matrice non è cosa da poco conto. Nel nostro caso diciamo di sì, perché è una matrice 4x4, ma nel caso di problemi complessi intanto ha una dimensione che è pari al numero di nodi incogniti. Nel nostro caso sono 4 nodi, quindi 4x4, ripeto, ma immaginate una simulazione con 1 milione di nodi incogniti. Avremo una matrice evidentemente enorme e, affinché vedremo più avanti nel corso, le matrici siano facilmente invertibili, devono avere determinate caratteristiche, cioè devono essere a diagonale dominante. E nel nostro caso si può vedere che questa cosa qui è verificata, cioè che la matrice presenta sulla diagonale sempre il valore più elevato, il valore assoluto, ed è anche una matrice poco sparsa rispetto alla diagonale. Ok? Quindi in questa fase il solutore, una volta ricavata la matrice, non farà altro che invertire. Noi ovviamente lo facciamo semplicemente utilizzando Excel e poi nella fase di post processamento analizzeremo i risultati, quindi li confronteremo nel nostro caso con i risultati analitici, capite? Quindi questo è il flusso di lavoro che seguiamo in piccolo, evidentemente. Allora, qui di fianco affrontiamo il problema della soluzione analitica, scusatemi, numerica. Ora, per poter essere agevolato, io direi intanto di calcolare i termini generazione delta x quadro su k, che ce lo conserviamo che ci è utile, quindi g per delta x quadro diviso k uguale g per il nostro delta x, non l'ho ancora calcolato, lo metterò qui,
delta x per delta x diviso k, delta x è pari alla lunghezza diviso 4, che abbiamo 4 suddivisioni, no? Vedete? 1, 2, 3, 4, quindi questi strumenti. Allora, un altro termine che possiamo calcolare è, vediamo se c'è qualche termine utile, direi di no. Allora, a questo punto affrontiamo direttamente la scrittura della matrice dei coefficienti, che è meno 2, 1, 0, 0, 1, meno 2, 1, 0, 0, 1, meno 2, 1, 0, 0, 1 e meno, altro parentesi, 1 più h delta x su k. H per delta x diviso k. Ok, a meno delle cifre significative, questo è, diciamo così, questa è la nostra matrice dei coefficienti, evidenziamola in qualche modo, eccola qua. Quindi questa è la matrice dei coefficienti. Ora dobbiamo calcolare il vettore dei termini noti, che mettiamo qui, ed è il primo, è meno questo termine qui, col segno meno, però meno, meno t0, che ovviamente va presa in Kelvin, che è questa qua. Poi abbiamo meno ancora questo termine qui, meno questo termine qui, e infine meno questo termine diviso 2, ancora meno h segnato per t infinito per delta x diviso k. Ok, e quindi questo qui è il vettore dei termini noti. Se volete possiamo scrivere qua sotto matrice dei coefficienti e qui vettore termini noti. Va bene? Ok. A questo punto il solver dovrà invertire questa matrice. Dovremmo trovare l'inversa. Dal punto di vista, dal nostro punto di vista, si tratta di una matrice 4x4, quindi è molto facile trovare l'inversa con Excel. Dobbiamo scrivere mat.inversa, selezioniamo la matrice e dopo però non dobbiamo dare semplicemente invio, ma Ctrl-Shift e invio. E questa è la matrice inversa. Riempiamola di rosa. Quindi questa è matrice inversa, matrice dei coefficienti inversa. A questo punto la mia soluzione sarà data dall'inversa per, l'ho scritto alla lavagna, per il vettore dei termini noti. Quindi iniziamo a mettere x in metri, iniziamo da 0 e poi 0 più delta x bloccato e proseguiamo fino alla fine del nostro dominio. Ecco, in questo modo. Quindi questa è la x, come prima qui metto la temperatura che calcolo in questo modo, invertendo la matrice, facendo attenzione però che il nodo 0, questo è il nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo 3 e nodo 4, il nodo 0 in realtà non è incognito, ma la sua temperatura è nota ed è pari a T0, quindi questa non è un'incognita. Ok?
mentre gli altri sono incogniti. Quindi qui calcolo matrice punto prodotto tra la matrice inversa e il vettore dei termini noti, speriamo di non aver commesso errori, e qui mettiamo la temperatura espressa in gradi Celsius. E 235, incredibilmente abbiamo trovato esattamente gli stessi valori. Ora, se andiamo ad aggiungere su questo grafico, a questo punto, nella nostra fase di analisi dei risultati, seleziona dati, aggiungiamo una serie che chiamiamo soluzione numerica, prendiamo come x questa e come y evidentemente la colonna delle temperature, magari togliamo la linea e mettiamo degli indicatori, linea indicatore, mettiamo un cerchietto o una crocetta di dimensione 10, così abbiamo direttamente un confronto tra la soluzione analitica e la soluzione numerica. Ok? Ora, come vedete, il confronto è molto molto buono, ma è ovvio, cioè ci attendiamo un confronto molto molto buono, perché il profilo è un profilo che, come dire, non presenta dei gradienti importanti, cioè molto smooth, diciamo così. Se fosse stato un profilo di questo tipo, cioè magari crescente, decrescente, poi di nuovo crescente, i 4 nodi utilizzati non sarebbero stati sufficienti a descriverlo correttamente. Ma come vedete, in questo caso evidentemente non abbiamo nessun problema a descriverlo. D'altra parte è un problema di conduzione, cioè un problema che dal punto di vista numerico non crea assolutamente problemi nella, come dire, nella risoluzione numerica del campo di temperatura, quindi l'algoritmo non ha significativi problemi, come invece avviene nel flusso di un fluido, dove i problemi diventano veramente molto molto più importanti. Comunque, a questo punto abbiamo ripercorso completamente tutti e tre i passi per una simulazione numerica di un caso semplice. Vorrei rifare la stessa cosa, ma a questo punto nella prossima lezione di oggi pomeriggio, perché non facciamo in tempo, per una letta. Quindi esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, magari lo facciamo con una maggiore interazione, se vogliamo, tra me e voi. La differenza tra la letta e questo caso consiste nel fatto che non c'è termine di generazione e che c'è uno scambio termico tra la superficie laterale della letta e l'ambiente, cosa che qui non c'è. Va bene? Questo ci permetterà anche, una volta trovata la soluzione, di capire che cosa cambia il profilo di temperatura, per esempio cambiando la conducibilità del materiale, la dimensione della rete e quant'altro. Avete dubbi? Devo ripetere qualcosa? Se vi fa piacere questo file Excel, lo salvo e me lo faccio avere. Ok, allora facciamo così, lo chiamo esercizio 1, questo foglio intendo. Salvo con ancora finire di nominare, lo salvo con nome esercitazione oggi è 7 ottobre e poi ve lo faccio avere insieme all'altro materiale. Dubbi, domande? Allora, a questo punto ci vediamo nel pomeriggio e continuiamo su questa strada.